Confagricoltura Verona è assolutamente felice di ospitare a Verona uno stand importante in una delle più belle, delle più grandi fiere al mondo. Lo facciamo con piacere perché noi, nei 2000 soci che rappresentiamo nella provincia, almeno 450 si occupano e si dedicano al vino. Questo non solo per una questione numerica, ma questi sono ancora gli agricoltori che possono avere la capacità e la possibilità di fare reddito con il nostro mestiere. Qual è un po' la situazione, anche in vista del fatto che l'Italia comunque è il secondo esportatore al mondo di vino? Qual è un po' il quadro della situazione economica legata al vino Veneto e non solo, del Veneto e non solo? Il Veneto è molto importante, all'interno di questo Verona ha sicuramente una grande posizione. Se parliamo in termini macroeconomici legati alla nostra nazione, è vero che noi siamo diventati il primo vigneto d'Europa, ma è anche vero che rispetto alla Francia abbiamo sì una quantità esportata maggiore, ma in termini di valuta, in termini monetari, siamo ancora abbastanza distanti. Siamo per fortuna molto al di sopra invece da questo punto di vista di quanto succede in Spagna, dove anche si produce molto vino ma con dei prezzi unitari medi ancora più bassi dei nostri. Lo sforzo è quindi rivolto a vini di qualità, a vini che hanno un valore aggiunto importante, dato che comunque la quantità bevuta da ogni cittadino italiano ma anche europeo è sempre in calo. Quali sono oggi le sfide degli imprenditori agricoli anche legate ai cambiamenti climatici, alle difficoltà, no, delle annate, anche non ultima quella dell'anno scorso, che devono affrontare, e come Confagricoltura le sostiene, le aiuta anche confrontandosi con l'Europa, con i grandi competitor e con i paesi emergenti che stanno insomma iniziando a fare concorrenza all'Italia? L'Europa rappresenta ancora una parte molto importante di tutta la viticoltura internazionale, rappresenta più del 50% della produzione internazionale. I cambiamenti climatici sono dei fattori che dovremo confrontarci molto nei prossimi anni. Abbiamo un innalzamento delle temperature, abbiamo una piovosità che si sta, diciamo, magari non cambiando per quanto è la quantità, ma in termini di precipitazioni che sono molto più concentrate. Questo vorrà dire che servirà una maggior ricerca e innovazione. Confagricoltura è sempre stata attenta a questo fatto, e come tutti i settori produttivi, anche in agricoltura, serve la ricerca, e serve la ricerca applicata, cioè l'innovazione. Avremo bisogno di ricercare delle piante che siano più resistenti a determinate malattie. Soprattutto nella nostra regione abbiamo dei grossi problemi con alcune malattie fungine come la Peronospora e l'Oidio. Riuscire a trovare delle piante che siano resistenti a queste malattie, si va verso una sostenibilità ambientale maggiore, in quanto si ridurranno sensibilmente quelli che sono i trattamenti con fitofarmaci. Il suo vino preferito? Il Prosecco. Cosa si pensa di fare il nuovo governo, proprio anche e soprattutto per i giovani imprenditori agricoli? A me chiedono, ripeto, non più soldi, per assurdo, non mi chiedono più soldi, redditi a caso, mi chiedono meno burocrazia, perché ci sono persone che vogliono ampliare la loro produzione, vogliono crescere, vogliono diversificare e ci mettono mesi se non anni, e ridurre un livello di tassazione che è fuori dal mondo, e poi dal punto di vista pubblico aiutare con la promozione, quindi non con ulteriori fondi ma sostenendo la promozione del vero Made in Italy e del buon Made in Italy nel mondo. Il suo vino preferito? È un politico, non dovrebbe fare, ogni regione italiana ha il suo bello, ovunque tu vada bevi bene, però oggi sono passato dal Sagrantino di Montefalco, vabbè, l'Amarone piuttosto che il Barolo, a me piacciono fermi, bianco e soprattutto rosso, da Lombardo lo Sforzato di Valtellina, perché viene fatto arrampicandosi sulle montagne, togliendo spazio alle pietre, e quindi si fa una fatica dell'accidenti, però anche i bianchi siciliani. Il vino italiano è importantissimo e Confagricoltura ne rappresenta una grande parte. E quello che stiamo cercando di fare è innanzitutto questa fiera, per far vedere tutti i prodotti e i vini che sono dei soci di Confagricoltura. E poi siamo anche molto attivi sull'internazionalizzazione, sia con attività di promozione dei vini, dei soci, e anche da un punto di vista politico, cercando di seguire gli accordi internazionali bilaterali che l'Unione Europea sta portando avanti nei vari paesi, tra cui conosciamo bene il CETA, ora ci sarà il Mercosur,
e si cerca appunto di tutelare soprattutto la produzione agricola italiana, e il vino in gran parte è importante. In questi ultimi tempi sta avendo anche grande successo il biologico. Qual è il valore che ha anche rispetto appunto a una sua esportazione, una sua internazionalizzazione? Beh, c'è una domanda sicuramente di vini biologici, e soprattutto di ridurre l'inquinamento nel mondo, per cui credo che il biologico in questo faccia sicuramente, abbia una sua funzione. Poi credo che sia fatto anche un fatto culturale, al di là di essere certificati o meno, ma soprattutto cercare di ottimizzare al meglio i trattamenti e le operazioni culturali in vigna. Confagricoltura rappresenta aziende professionali serie che più riescono a investire, quindi anche avere macchine che possano ridurre gli sprechi e anche le emissioni, e più la redditività aumenta e anche la richiesta commerciale poi per i prodotti certificati biologici. Quanto è importante fare conoscere attraverso un mezzo come quello della televisione, quindi l'informazione generalista, la storia degli imprenditori che noi raccontiamo attraverso New Farmer? È molto importante. Oggi su molti media tutti parlano di agricoltura e molto spesso parlano di agricoltura chi di agricoltura non sa, chi di agricoltura non vive. E credo che l'esperienza di New Farmers sia una cosa molto molto importante, perché ascoltare dalla viva voce di chi effettivamente tutti i giorni si alza e coltiva l'Italia, credo sia un qualcosa di straordinario. Sentire direttamente dalla voce dei protagonisti come si fa l'agricoltura in Italia è molto importante. Noi agricoltori ci teniamo a far conoscere le nostre aziende, le nostre storie, le nostre tradizioni, le nostre produzioni. E raccontato da noi, secondo me, ha un valore maggiore, perché effettivamente siamo quelli che tutti i giorni danno da mangiare agli italiani e danno da bere agli italiani. Quindi con tante fatiche, con delle storie incredibili, voi avete intervistato tante aziende con delle storie particolari. Ecco, io credo che sia un grande vantaggio per tutti noi, e di questo ovviamente va un grande grazie da parte di Confagricoltura. Qui a Vinitaly viene presentata anche la Vigna del Papa. Di che cosa si tratta? Ma è un'iniziativa di recupero ambientale e di volontariato, nata a Portacomaro, in provincia di Asti, che è il paese da cui partirono gli avi del Papa. E questa iniziativa è nata proprio il giorno dell'elezione, il 13 di marzo del 2013, ci fu questa decisione di recuperare un terreno abbandonato. Poi la notizia sconvolgente sorprese tutti, e allora quella decisione di ricreare una vigna su un terreno abbandonato divenne la Vigna del Papa. In questa occasione abbiamo presentato le prime bottiglie. Sono la Vendemmia 2016, queste sono le prime bottiglie, sono state 500, numerate con etichetta d'autore, e adesso prossimamente ci sarà il 2017 e poi l'iniziativa va avanti, e il nostro slogan è solo progetti solidali. Ecco, è un vino tra l'altro autoctono. Sì, il Grignolino è un vitigno autoctono di quella parte del Piemonte, il Monferrato, tra Asti e Casale. Tra l'altro il Papa più volte ha detto che conosce questo vino e lo ha apprezzato, e per di più abbiamo voluto dargli un nome legato al suo messaggio. Infatti questo Grignolino si chiama Laudato.